Salve a tutti da New York e un augurio a tutti per un sereno anno 2023. Si chiude un anno particolarmente difficile che ha riportato la guerra in Europa e approfondito le divisioni nel mondo che erano già forti come conseguenza della pandemia e delle altre crisi globali. L'auspicio primario per il nuovo anno è la fine del conflitto scatenato dall'aggressione russa all'Ucraina, per il raggiungimento di una pace giusta che sia coerente con il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Italia continuerà a lavorare intensamente in questa direzione, come è stato assicurato dai più alti esponenti del nostro governo. A New York, l'Italia nel 2023 moltiplicherà i propri sforzi per ridurre diseguaglianze e divisioni nel mondo, tra il nord e il sud del mondo. L'Italia, per sua tradizione storica e posizione geografica, per la sua vocazione al dialogo che nel nostro DNA costituisce una cerniera naturale con i paesi dell'Africa, del Mediterraneo allargato e del Sud globale. Da New York faremo valere questo nostro ruolo anche in qualità di vicepresidenti dell'ECOSOC, di membri della Peace Building Commission, di vicepresidenti del board di UN Women. Lavoreremo intensamente anche per il successo del summit sugli SDGs che si svolgerà a settembre durante la settimana di alto livello. L'Italia sta contribuendo alla formazione a Torino di funzionari e funzionarie dei paesi del sud globale per la preparazione delle rispettive Voluntary National Reviews, ossia la presentazione qui all'ONU da parte di ciascun paese dei progressi compiuti nello stato di attuazione degli SDGs, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Stiamo inoltre lavorando all'organizzazione di una conferenza umanitaria di alto livello sul Corno d'Africa. Ci impegneremo particolarmente anche sul fronte umanitario come chair del segmento umanitario dell'ECOSOC, la piattaforma più importante delle Nazioni Unite in materia di assistenza umanitaria. Presiderò nel 2023 anche il Humanitarian Liaison Working Group sull'assistenza umanitaria, che è un foro di discussione e impulso all'azione umanitaria che include oltre 50 paesi. Continueremo infine ad impegnarci per una riforma delle istituzioni internazionali a partire dal Consiglio di sicurezza nel quadro del negoziato intergovernativo in corso per far posto democraticamente alle regioni ancora oggi sottorappresentate, in primis l'Africa, senza creare nuove situazioni di privilegio per singoli paesi. Dico a tutti, contate sull'Italia, vorrei ringraziare tutti i funzionari e le funzionarie italiani che operano all'interno delle Nazioni Unite e i nostri militari nelle missioni di pace per il contributo da essi dato in tutti i settori, affinché il multilateralismo e la cooperazione possano continuare a operare per la pace, la sicurezza e la prosperità del pianeta. Buon anno a tutti!